Buonasera, oggi andiamo a trattare una tematica molto emergente nello scenario delle politiche europee e italiane, che è appunto la circular economy. Abbiamo da poco un ministero che ha cambiato nome e si chiama appunto Ministero della Transizione Ecologica. Non è un caso che questo grande cambiamento, questa evoluzione vada a modificare anche i nomi alle cose. Vado quindi a proiettare le slide, ad avviare la presentazione che spero sia già visibile. E brevemente mi presento, sono docente al corso di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti contaminati, al corso di laurea magistrale in ingegneria delle infrastrutture civili e dell'ambiente. Oltre a questo corso, tengo il corso di valutazione di impatto ambientale, sempre nel medesimo corso di laurea. Motivo per cui mi fa piacere oggi interessarvi alle tematiche ambientali e in particolare alle tematiche relative all'ingegneria sanitaria ambientale, che è proprio il settore in cui io lavoro nell'ambito della ricerca. Quindi andiamo a vedere che cos'è la circular economy e soprattutto come la circular economy entra in relazione con la gestione dei rifiuti, che è il tema centrale appunto dei miei insegnamenti. La circular economy è un modello estrai, produci, consuma e riproduci, quindi è un'economia che imita i cicli naturali trasformando gli scarti in nuove risorse. È un modello in cui i prodotti sono progettati per essere riutilizzati, rigenerati, riciclati ed è per questo che i futuri ingegneri devono formarsi nell'ottica della circular economy, perché la progettazione andrà nella direzione dell'ecodesign, andrà nella direzione di una riduzione dei materiali utilizzati per la realizzazione dei beni e dei servizi. E quindi la progettazione verrà sicuramente influenzata da questo nuovo modello economico. Perché circolare? Questo dipende dal fatto che ad oggi non possiamo più permetterci di consumare risorse primarie senza pensare a un recupero delle risorse che abbiamo in atto. Ormai produciamo nell'ottica del consumo, ben 98 miliardi di tonnellate di risorse primarie nel 2018 sono state consumate. Se si pensa che nel 1970 erano soltanto 27 miliardi, si capisce che andiamo verso il consumo delle risorse primarie, sempre un consumo sempre maggiore. Inoltre l'Europa, come l'Italia del resto, non ha la possibilità di avere materie prime strategiche, per esempio quelle estrattive, nel territorio, italiano e di conseguenza genera una forte dipendenza dall'estero per l'approvvigionamento di materie prime. Una circolarità, quindi, ci aiuta a, usufruire della seconda vita della materia. Questo concetto sostituisce quindi la parola rifiuto con la parola risorsa. Non dobbiamo più consumare materie prime, nuove, vergini, ma bensì dobbiamo riutilizzare quelle che abbiamo già in circolo. I vantaggi di questa riduzione di rifiuti sono senza dubbio il risparmio per la produzione dei beni, il risparmio per la gestione dei rifiuti in sé. E senza dubbio la riduzione della dipendenza dalle materie prime vergini. Di conseguenza l'economia circolare ha un grande valore strategico, sia dal punto di vista ambientale, ma soprattutto dal punto di vista della competitività economica. Da qui questa nuova strategia che si porta dietro anche un'evoluzione normativa,
le politiche comunitarie, le politiche italiane sono in profondo cambiamento e al centro dell'economia circolare ci sono i miglioramenti nella selezione dei materiali, nella progettazione dei prodotti, nella costruzione di un modello in grado di tagliare gli input di materia e di energia, massimizzando la produttività di quanto è già in circolo nel sistema di produzione e consumo. Quindi tutto rientra nel circolo, i rifiuti residui dovranno tendere a zero. Ma come può, in che relazione, diciamo, l'economia circolare sta con la neutralità climatica? Sono molti gli studi e i documenti che sottolineano la rilevanza del contributo dell'economia circolare all'abbattimento delle emissioni. Raddoppiando l'attuale tasso di circolarità a livello globale, si taglierebbero ben 22,8 miliardi di tonnellate di gas serra di CO2 equivalente. Quindi l'Europa ha fatto molto per agevolare l'introduzione dell'economia circolare con un primo piano d'azione per l'economia circolare nel 2015, con un secondo piano di azione per l'economia circolare nel 2020. Questo con il supporto anche del Green Deal, no? Questo nuovo piano d'azione dell'Europa che porta verso la neutralità climatica. Ma cosa dobbiamo fare per abbattere le emissioni e recuperare il gap di circolarità esistente? Beh, dobbiamo sicuramente ridurre l'utilizzo delle risorse con la diminuzione della quantità di materiale usato per la realizzazione dei prodotti, per andare a progettare secondo un design circolare e anche puntando a dei modelli di condivisione e di sviluppo della banca dati digitalizzata delle materie prime e seconde a disposizione, quindi andare verso lo sviluppo della digitalizzazione e aumentare lo sharing delle risorse come se appunto vi fosse un mercato delle materie prime sostituito completamente dal mercato delle materie riciclate. Poi cosa dobbiamo fare per recuperare il gap di circolarità? Allungare l'utilizzo delle risorse, aumentando la vita dei prodotti con un design durevole. Non possiamo più andare a pensare a dei meccanismi di consumo dove, per esempio, gli apparecchi elettronici hanno una vita di circa un anno. Dobbiamo pensarli con un design durevole. Inoltre, cosa dobbiamo fare? Utilizzare le materie prime rigenerative, ovvero sostituendo i combustibili fossili con materiali rinnovabili, anche attraverso, per esempio, la bioeconomia, che vedremo più tardi questo nuovo concetto di che cosa si tratta. Quindi, in breve, riutilizzare le risorse, riciclare i rifiuti e reimpiegare le materie prime e seconde. Con questo termine si intende tutti quei flussi di materia riciclati che sono di nuovo considerabili prodotti materia. Ma come possiamo quindi, tramite la gestione dei rifiuti, andare verso la neutralità climatica? Tramite delle operazioni di riciclo, più specificatamente del riciclo, per esempio, del ferro, oppure dell'alluminio, oppure ancora il riciclo delle plastiche. Ma non soltanto riciclare la materia ci porterà verso la neutralità climatica, dovremo anche fare delle operazioni di prevenzione, quindi andare a, per esempio, allungare la vita delle apparecchiature elettroniche e quindi si considera, per esempio, che l'aumento di un anno della vita utile degli smartphone potrebbe far risparmiare all'Europa 2,1 megatonnellate di CO2 equivalente, di anidride carbonica equivalente, che sappiamo essere la misura del global warming, quindi dell'effetto serra. Ma non solo le apparecchiature elettriche e elettroniche dovrebbero allungare la loro vita, anche per esempio i capi di abbigliamento.
senza dubbio un importante peso quello della moda nell'economia mondiale e nell'ambito del bilancio delle emissioni di CO2. Quindi dobbiamo cercare di immaginare di raddoppiare, per esempio, il tempo di utilizzo dei capi di abbigliamento, sempre nell'ottica di operare una prevenzione e andare a ridurre il quantitativo dei rifiuti prodotti. Non soltanto con le operazioni di riciclo e di prevenzione, ma anche con le operazioni più strettamente di recupero di materia e energia. Per esempio, nell'ambito della produzione dei mezzi di trasporto, potremmo andare, a valutare, per esempio, che si potrebbe risparmiare il 57-70% di emissioni di gas serra in relazione al ciclo dei materiali della produzione dei mezzi di trasporto e oltre il 30-40% di emissioni di gas serra potrebbero essere evitate con l'utilizzo di mezzi sostenibili. Questo ci fa pensare come anche nell'ambito della mobilità si debba operare in funzione proprio della neutralità climatica. Ma veniamo adesso a un concetto più importante rispetto anche al peso che ha nell'ambito del bilancio di CO2, che è appunto il contributo derivato dalle emissioni dei materiali degradabili. E di conseguenza l'applicazione di un concetto che sta dentro l'economia circolare e che si chiama bioeconomia. La bioeconomia di fatto copre tanti settori dove le risorse sono biologiche. Che cosa si intende? Animali, piante, microrganismi, biomasse, rifiuti organici, la cosiddetta raccolta dell'umido. E include e collega le trasformazioni biologiche che questi substrati, che questi materiali possono avere. Al fine di che cosa? Al fine di essere trasformati. Per esempio, i nostri rifiuti organici vengono trasformati in compost e il compost è un ammendante che utilizziamo in agricoltura che permette lo stoccaggio del carbonio organico nel suolo. Quindi si parla di trattenere il carbonio organico nel suolo e limitare in questo modo l'emissione della CO2. Capirete che la bioeconomia è in forte contrasto con tutta la produzione della raffineria tradizionale da fonti fossili. Quindi andremo verso questi modelli dove la biomassa, dove l'utilizzo delle fonti rigenerative della biomassa ci porteranno a creare bioprodotti. E quindi si parla di operazioni di recupero di materia, ma anche di recupero di energia, sia perché io evito di consumarla, sia perché vado a produrla tramite, per esempio, la digestione anaerobica, che è un processo biochimico di trasformazione dei rifiuti organici o delle biomasse in genere, che va a recuperare un cosiddetto biogas, quindi un gas combustibile con un alto contenuto di metano, che quindi può essere un sostitutivo del gas naturale. Ma come le operazioni di recupero in materia o le operazioni di riciclo e di prevenzione, anche una quarta operazione, che è quella dell'ecodesign, ci porterà tramite i rifiuti verso la neutralità climatica. Infatti, potremmo considerare l'impatto forte nel settore dell'edilizia, dove l'applicazione dell'ecodesign per la costruzione di nuovi edifici, con minor materiale, con l'uso della biomassa legnosa, con l'abbattimento del materiale vergine nell'ambito delle costruzioni porterà una riduzione delle emissioni di CO2 degli edifici, sia nella fase d'uso che nella fase di dismissione, il riciclo del
dei rifiuti, diciamo, da demolizione porterà verso una sicura riduzione delle emissioni di CO2 derivate dalla dismissione degli edifici. Ma veniamo ora a vedere in dettaglio quali sono le politiche e le strategie europee per l'economia circolare. Vi parlavo del Green Deal, che appunto è la risoluzione del Parlamento europeo che sottolinea che al 2050 dovremmo avere la neutralità climatica per non soccombere dai cambiamenti climatici. E proprio con il Green Deal si danno degli obiettivi vincolanti sul riciclo dei materiali e sull'incremento dei materiali riciclati nei prodotti attualmente in commercio. Quindi andremo verso una percentuale obbligatoria di materiali riciclati presente nei nostri prodotti di consumo. L'Italia, come l'Europa, si è strutturata con dei decreti legislativi per adempiere a quelli che sono i dettami del Green Deal. Si va verso l'approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per l'utilizzo delle risorse europee di Next Generation e si parla proprio nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, al punto M2C1, di economia circolare. E gli obiettivi generali sono il miglioramento della capacità di gestione efficiente e sostenibile dei rifiuti e l'avanzamento del paradigma dell'economia circolare. Rispetto all'economia circolare sono stanziati ben 5,27 miliardi di euro, dove soltanto tutta la voce, diciamo, 1,5 miliardi soltanto è stato dedicato alla realizzazione dei nuovi impianti per gestire e riammodernare i rifiuti. Dico soltanto perché in effetti nei 5 miliardi sembra poco, anche se è tanto nell'ambito appunto della ricaduta sul territorio. Ma quindi abbiamo visto che l'economia circolare ci aiuta nella neutralità climatica. Abbiamo visto poi che dal punto di vista della gestione dei rifiuti, la corretta gestione di quest'ultimi porta anch'essa alla neutralità climatica, ma cerchiamo di inquadrare meglio qual è il problema, no? Generato dalla gestione dei rifiuti. A livello mondiale noi sappiamo che la maggior parte dei rifiuti sono prodotti, lo vedete nella figura delle zone rosse, nelle zone industrializzate, nei paesi più avanzati. Secondo uno studio della Banca Mondiale del 2018 sono stati prodotti 2 gigatonnellate di rifiuti urbani in termini assoluti, soprattutto da parte dei paesi a alto reddito, che rappresentano il 16% della popolazione mondiale e che generano il 34% dei rifiuti. Va detto però che questi rifiuti sono riciclati al 31%, quindi è vero che ne produciamo di più nei paesi industrializzati, ma ci sono i mezzi per riciclarli. Ben diverso il discorso invece sui paesi in via di sviluppo, dove soltanto il 4% dei rifiuti viene riciclato, mentre il 90% viene smaltito in discarica o smaltito per termodistruzione. Quindi è chiaro che quando i paesi emergenti arriveranno a produrre i rifiuti che produciamo oggi in Europa o comunque nel mondo industrializzato, ahimè, avremo un incremento incredibile della produzione di rifiuti e delle emissioni dovute al trattamento. Basti pensare che le emissioni climalteranti legate alla gestione dei rifiuti sono oggi pari al 5% delle emissioni globali del gas serra. E si tratta di un incremento previsto futuro non sostenibile per il nostro pianeta. Quindi assolutamente si deve andare verso la realizzazione di una rete di infrastrutture sufficienti per raccogliere, separare, recuperare i diversi tipi di rifiuti e anche procedere a uno stravolgimento nel modo di progettare che abbiamo oggi. E
e andare verso la riduzione delle risorse naturali, l'introduzione obbligatoria delle risorse riciclate nella produzione dei beni. Questo anche tramite un meccanismo legislativo che la Comunità Europea ha messo in atto, che si chiama responsabilità estesa del produttore, cioè è chi produce il bene che si deve occupare di fare l'ecodesign e renderlo un prodotto accoglibile dal mercato circolare. Capirete quindi che è importante per noi ingegneri andare verso un ecodesign e delle regole ben precise e dei criteri e degli standard ben precisi per definire un prodotto circolare. La gerarchia nella gestione dei rifiuti europea, che vediamo in figura, ad oggi ci insegna che è bene prevenire la formazione dei rifiuti, ma se questa non è possibile e abbiamo quindi la produzione di un rifiuto, ci impone 4 step con 4 priorità distinte. Innanzitutto dobbiamo preparare questo rifiuto a un eventuale riuso, a un eventuale riutilizzo. Non lo so, quando vediamo appunto i mercatini dell'usato dove possiamo andare a riprenderci dei vestiti vintage, ecco, quella è sicuramente una preparazione per il riutilizzo, per il riuso di un rifiuto, tra l'altro di un rifiuto tessile che può emettere, sottrazione dal mondo del rifiuto può evitare la produzione di CO2 per lo smaltimento del tessuto stesso. Si parla poi di riciclo, quindi non lo posso riutilizzare? Allora lo posso riciclare, quindi mando il mio rifiuto in un impianto di trattamento e in questo impianto lo lavoro in modo da renderlo una risorsa primaria, una materia prima seconda. Dopodiché si parla di, se non è possibile il riciclo, il recupero di energia, quindi lo posso termovalorizzare e posso produrre dell'energia elettrica o dell'energia termica da questo rifiuto, utilizzandolo come un combustibile. Ma questo è un gradino, diciamo, che può essere affrontato solo se non si può riutilizzare, solo se non si può riciclare. E in ultima posizione, lo smaltimento a discarica. Infatti, con il pacchetto dell'economia circolare, con il recepimento del piano per l'economia circolare europeo in Italia, si vanno a definire nel decreto legislativo, nelle modifiche al decreto legislativo 36 sulla gestione delle discariche, che non più di un 10% dei rifiuti residui in Italia potrà essere conferito in discarica al 2035, quindi si parla di un obiettivo di riduzione di smaltimento in discarica molto importante, ora siamo sul 20%, quindi un dimezzamento. Quindi la legislazione vigente ci porta verso l'applicazione della gerarchia della gestione dei rifiuti e la cosa interessante è che ci sono degli studi, qui ve ne cito uno di Eunomia, che ci mostrano come applicando le operazioni di prevenzione, di riutilizzo e infine di smaltimento si arrivi a prevenire le emissioni di CO2 e vediamole in questo grafico. Vediamo appunto gli smaltimenti che producono aliquote di CO2, sono veramente piccole se confrontate a quelle evitate, quindi a sinistra vedete le emissioni evitate, a destra impercettibili ci sono le immissioni nella biosfera. Ora, noi vediamo che l'incenerimento e la discarica emettono effettivamente della CO2, ma che il recupero di materia, di alluminio, dei tessili può evitare grandi quantitativi di emissioni di CO2 per tonnellata di rifiuto riciclato. E ancora di più, se andiamo sulla prevenzione, vediamo che le emissioni evitate da una tonnellata di rifiuti tessili non generata,
può portare a delle considerevoli riduzioni delle emissioni evitate di CO2. Quindi vedete come in confronto agli smaltimenti che producono effettivamente un'emissione di CO2 nella biosfera, il recupero di materia e la prevenzione ci danno la possibilità di evitare ingenti quantitativi di chili di CO2 evitate. Questo è importante e da qui mi nasce anche spesso una curiosità, no? Che mi viene chiesta anche a lezione, cioè ma quanto emette un termovalorizzatore? Qui ora vediamo che effettivamente le emissioni di CO2 immesse nell'ambiente di un termovalorizzatore sono minori rispetto a quelle di una discarica, ora non si vede molto bene, però è così. E invece dal punto di vista, per esempio, delle polveri sottili, quanto emette un termovalorizzatore? Ho inserito, facendo una piccola parentesi dall'economia circolare, una slide sul tema, proprio per darvi una idea intuitiva. Allora, qui vediamo che per all'incirca ad oggi ognuno di noi invia con la sua produzione pro capite di rifiuti circa 100 kg a persona a termovalorizzare. E le emissioni in termini di polveri sottili di PM10 prodotte da questi 100 kg a persona che noi generiamo e che vengono termovalorizzati si possono considerare uguali alle polveri sottili emesse da un TIR che percorre 3 km, da un autoveicolo di media cilindrata alimentato a diesel che percorre 24 km e un autoveicolo di media cilindrata alimentato a benzina che percorre 390 km. Questo per farvi capire in modo intuitivo quante sono le polveri sottili che ad oggi un termovalorizzazione dove vengono applicate le BEST Available Technologies, quindi che sono autorizzati in regime di autorizzazione integrata ambientale secondo i dettami del testo unico ambientale del 152 del 2006, oggi andiamo a realizzare delle emissioni per 100 kg di rifiuti bruciati che sono le emissioni sostanzialmente che con una macchina a diesel produciamo tutti i giorni. Questo per farvi capire, oppure su 3 chilometri per un tir. Ecco. Questo per farvi un'idea, no? Che effettivamente siamo giunti oggi a un livello tale di tecnologie disponibili per cui i termovalorizzatori riescono a non emettere in modo diciamo apprezzabile delle emissioni di polveri sottili. Questo perché? Perché di fatto abbiamo qui in questo grafico la misura del particolato ultrafine e vediamo sostanzialmente in queste barre la concentrazione di particelle per centimetro cubo che abbiamo nelle emissioni al camino, per esempio, di un sistema di riscaldamento a gas o a biomassa in confronto a un veicolo emesso alimentato dal diesel o un veicolo alimentato alla benzina. Ecco, vedete queste barre sono le barre all'interno delle quali vanno a ricadere la percentuale in termini di concentrazione di particelle ultrafine e vediamo che un'emissione di un termovalorizzatore invece ha degli ordini di grandezza inferiori, motivo per cui quando abbiamo visto allungarsi i chilometri fatti dai vari autoveicoli abbiamo un differente rapporto, no? Perché dipende da effettivamente l'emissione, la concentrazione di emissioni di polveri ultrafini che abbiamo. Queste sono per esempio le emissioni in ambiente urbano, quindi diciamo che ci sono degli impatti dovuti ai sistemi di riscaldamento, dovuti ai veicoli a diesel più rilevanti rispetto a altre situazioni industriali che appunto possono essere il termovalorizzatore, ma anche l'impianto che produce cemento. Chiusa questa parentesi, ritorniamo alle misure di circolarità.
andiamo nel dettaglio a vedere cosa dobbiamo fare, cosa faremo per incrementare gli indici di circolarità nella gestione dei rifiuti. Allora, senza dubbio, come vi dicevo e vi preannunciavo anche prima, dobbiamo lavorare sui rifiuti ferrosi. Infatti, il riciclo dei rifiuti ferrosi può ridurre le emissioni di oltre il 90% utilizzare il materiale vergine. Quindi andare a recuperare il ferro e l'alluminio può portarci a delle riduzioni interessanti. E tutti i giorni noi raccogliamo nella nostra raccolta differenziata queste matrici, che quindi è importante che vengano correttamente smaltite nel multimateriale. Altra questione rilevante riguarda le plastiche. Andare a riciclare la plastica, anche in questo caso, ci porta al 90% di riduzione delle emissioni rispetto al riuso, scusate, alla produzione di nuova plastica, e quindi è una riduzione importante. Discorso che avevamo anche introdotto prima sulle apparecchiature elettriche e elettroniche e sui rifiuti da apparecchiature elettriche e elettroniche, cosiddetti RAE, che potrebbero diminuire del 43% le emissioni di CO2 sul contenuto di materiali riciclati. Quindi se andiamo a introdurre dei materiali riciclati, potremmo ridurre del 43% le emissioni di CO2 derivate dalle apparecchiature elettriche e elettroniche, che anche queste possono essere raccolte separatamente. Si parla poi dei rifiuti organici, quindi è importante andare a ridurre lo spreco alimentare, è importante praticare una corretta raccolta differenziata del rifiuto organico e non andare a inserire i rifiuti organici nel rifiuto residuo, nell'indifferenziato. Questo perché? Perché l'indifferenziato va in discarica e quindi andiamo a introdurre nell'ambiente CO2, perché tramite la degradazione dei rifiuti biodegradabili nell'ambiente di discarica si crea una emissione incontrollata di anidride carbonica. Invece, se il flusso va verso la raccolta differenziata nell'umido, andiamo verso l'impianto di compostaggio o verso l'impianto di trattamento integrato aerobico-anaerobico, quindi impianto di compostaggio e di gestione anaerobica, dove è possibile calcolare una riduzione delle emissioni di CO2 del 42% rispetto alle emissioni appunto generate negli anni precedenti. Quindi una riduzione dello spreco alimentare del 50% può produrre una riduzione di emissioni di CO2 del 42% tramite la corretta gestione vocata appunto agli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica. Quindi, come raggiungere i target di circolarità? Innanzitutto, quali sono i target di circolarità? Nel decreto legislativo 116 del 2020, che è il recepimento, appunto, uno dei decreti di recepimento del pacchetto dell'economia circolare, viene richiesto che i rifiuti in generale e i rifiuti di imballaggi vengano riciclati al 55% nel 2025, al 60% nel 2030 e al 65% nel 2035. Questo obiettivo del 60% di riciclo al 2030 porterà a evitare 62 megatonnellate di CO2 equivalente nello stesso anno. Quindi andremo verso questa direzione perché ce lo impone la normativa. Ma non soltanto il riciclo dei rifiuti urbani, dobbiamo pensare anche al riciclo dei rifiuti industriali, come per esempio quelli derivati dalla gestione dei pneumatici fuori uso, i cosiddetti PFU. È importante che si vada non a recuperarli energeticamente, come il penultimo gradino della gerarchia del rifiuto ci chiede, ma che questi vengano proprio riciclati come gomma, come materiale, no?
e questo porterebbe a una riduzione dell'80% delle emissioni di CO2. Oltre agli pneumatici fuori uso, come vi dicevo prima, in un importante peso nell'ambito della riduzione delle emissioni, sarà dato dai rifiuti organici. I rifiuti organici che rappresentano, come vi dicevo prima, una grande risorsa nella bioeconomia. E andiamo verso nuovi schemi di trattamento di questi rifiuti organici, che per esempio si chiamano bioraffinerie. Che cosa sono? Sono degli impianti sofisticati dove entra la biomassa, quindi i rifiuti organici, gli scarti agricoli, gli scarti agroindustriali, gli scarti lignocellulosici, e tramite delle tecnologie di separazione dei processi biochimici, questa materia si trasforma e diventa un bioprodotto, che può essere un biocombustibile, una bioplastica. Può essere un prodotto biochimico, può diventare fertilizzante. Quindi abbiamo davanti a noi questa nuova sfida, la realizzazione delle bioraffinerie in sostituzione alle raffinerie dei carboni fossili, dei prodotti fossili. Quindi la bioraffineria che cosa fa? Al proprio centro avrà una certa reattoristica, e vedrà entrare tutto ciò che è un prodotto, un rifiuto, scusate, un residuo biologico, quindi i rifiuti organici delle nostre case, i rifiuti organici dell'industria, i fanghi da depurazione delle acque reflue, gli scarti degli allevamenti, i letami. Tutto questo materiale biologico entrerà in un impianto di trasformazione biochimica sostanzialmente e andrà a produrre organico, fertilizzanti organici, fertilizzanti chimici rinnovabili come il fosforo, le cosiddette bioplastiche, cioè delle molecole di biopolimero, i cosiddetti appunto poliidrossialcanoati, che saranno degradabili e che saranno prodotti proprio tramite un processo biochimico. Ma non solo, il biogas potrà essere recuperato come energia e come calore, e dal biogas, tramite un procedimento di upgrading, quindi di trasformazione ulteriore, potremo produrre del biometano da immettere in rete al posto del gas naturale. Quindi questo è il nuovo modello di bioeconomia e riguarda gli rifiuti organici, quelli biodegradabili. Quindi capirete che ad oggi l'obiettivo di raggiungere il riciclo non soltanto delle frazioni organiche, non soltanto dei rifiuti industriali, ma in generale degli imballaggi, è primario per noi. C'è da dire però che queste trasformazioni vanno anche sapute gestire. Cosa significa? Sostanzialmente guardiamo per esempio all'uso delle bioplastiche. Le bioplastiche ad oggi, bioplastiche biodegradabili, bioplastiche compostabili, generano una sfida emergente per il sistema di gestione rifiuti. Che cosa significa? Significa che noi vediamo degli oggetti che prima erano realizzati in plastica tradizionale, fossile, oggi realizzati con materiali biopolimeri. Questo ci porta forse come utenti a essere, e come consumatori a essere un po' confusi e a farci la domanda: dove dobbiamo gettare, in quale cassonetto, no? Dobbiamo gettare la plastica biodegradabile? Beh, la questione è complessa, prendiamoci un minuto di tempo per analizzarla insieme. Allora, innanzitutto bisogna dire che queste bio bottle o comunque questi sostituti, no? Di oggetti che prima erano realizzati in plastica tradizionale e che oggi sono realizzati in plastica biodegradabile, comunque vada definita come compostabile, sono i single use plastic, quindi sono manufatti in bioplastica.
Togliamo da questa discussione i sacchetti invece, che sono gli shoppers in bioplastica con cui facciamo la raccolta differenziata dell'organico, per intendersi, che sono effettivamente materiali biodegradabili anche negli impianti di compostaggio e di digestione anaerobica. Ma parliamo ora invece delle biobottle, del manufatto realizzato in bioplastica. Bene, questi manufatti ad oggi generano dei problemi di smaltimento, di degradazione, di trattamento negli impianti dell'organico. Perché? Perché hanno delle differenti cinetiche di degradazione rispetto agli shoppers, rispetto ai nostri rifiuti organici. Motivo per cui è difficile assorbire immediatamente nei nostri sistemi impiantistici questi oggetti. E dunque c'è, per chi ha seguito magari anche tra le pagine dei giornali, una forte discussione tra i gestori, no, delle raccolte e i gestori degli impianti di trattamento e chi produce questi oggetti, questi manufatti in bioplastica. Manufatti in bioplastica che tra l'altro hanno avuto nell'ultimo periodo un grandissimo utilizzo. Questo perché di fatto si va verso l'eco-friendly, la sensazione che si possa procedere nella direzione giusta andando a utilizzare questi materiali. Invece questi materiali generano un problema. Qual è? Che sono dei materiali che si frammentano più della bioplastica tradizionale e quindi entrano nel nostro circuito degli impianti senza la possibilità di essere selezionati, perché ad oggi i nostri impianti sono realizzati per selezionare i frammenti di plastica tradizionale superiori ai 2 mm. Invece queste plastiche compostabili effettivamente si frammentano più di 2 mm e quindi non riusciamo più a separarle. Quindi c'è il rischio che possano entrare, diciamo, nel prodotto finale che l'impianto di compostaggio genera, che è appunto il compost. Quindi non è facile per i nostri impianti oggi trattare questi biobottle o comunque questi manufatti in bioplastica. Da qui la domanda: quale può essere la soluzione? Beh, senza dubbio la nascita di un consorzio nazionale per il riciclo delle plastiche biodegradabili e compostabili che gestisca questo sistema delle bioplastiche e che definisca quali sono le regole secondo cui questi devono essere trattati e anche gli oneri del trattamento. Ma andare verso una istruzione, diciamo, del consumatore e il fatto che il consumatore riconosca questi manufatti in bioplastica rispetto a quelli tradizionali per non gettarli nel circuito del multimateriale, perché andrebbero a contaminarlo, cioè se noi buttiamo una bioplastica nella plastica tradizionale, inquiniamo il flusso della plastica tradizionale, che a oggi è un flusso strabile di riciclo delle plastiche fossili, perché introduciamo un elemento differente. Quindi inficiamo anche la percentuale del riciclo della nostra plastica fossile. Quindi, senza dubbio, dobbiamo andare verso l'istruzione, diciamo, del consumatore al riconoscimento della bioplastica. Ma dobbiamo anche porci il problema di dove lo buttiamo. Quindi ad oggi correttamente va conferito nel cassonetto dell'umido, assolutamente non vanno conferiti nel cassonetto della plastica tradizionale e potrebbe succedere che qualcosa però nel futuro cambi e che magari si generi un nuovo modo un nuovo cassonetto dove buttare questo tipo di plastica, di bioplastica. Vedremo cosa succede. Vado verso la conclusione della mia presentazione parlando di tassonomie, cioè come si fa nel futuro a definire quanto un prodotto è circolare, oppure come faremo nel futuro a definire gli indici di circolarità di un'azienda, di una città, di un paese. Sicuramente abbiamo bisogno di definire la tassonometria, la tassonomia, cioè un sistema di classificazione delle attività economiche sostenibili. Un sistema di classificazione che riguarderà
degli indici di circolarità, che sono per esempio la mitigazione o l'adattamento ai cambiamenti climatici, la prevenzione e la riduzione dei rifiuti, e questi indici dovranno essere definiti e calcolati in modo certo. Da qui il movimento da parte dell'ente italiano per la normazione, da parte della ISO, per definire degli indici di circolarità e un opportuno set di indicatori di circolarità che riguardano la percentuale del riuso, la percentuale della materia non rinnovabile in un prodotto e quant'altro. E andremo verso la misurazione della circolarità e l'analisi di buone pratiche dell'economia circolare. E andando quindi a cercare di capire come il sistema Italia risponde all'economia circolare e quali sono gli indici di circolarità dell'Italia, qui vi riporto la bibliografia, che è appunto questo report sull'economia circolare della Circular Economy Network e dell'ENEA, andiamo a vedere quali sono questi indici, no? Questi indici che calcoliamo sul sistema Italia. Per esempio la circolarità nella produzione, e la circolarità della produzione è valutata secondo il set di indicatori che sono l'utilizzo delle risorse, della produzione dei beni e dei servizi, la produzione dei rifiuti per l'unità di produzione o la produttività totale delle risorse. Qui vediamo l'andamento di alcuni di questi indici, dove l'Italia è quella in arancione e devo dire che a volte siamo il fanalino di coda, altre volte no, qui nel caso siamo quelli che hanno l'indice più alto di tutti, la produzione complessiva dei rifiuti con esclusione dei rifiuti minerali rispetto al consumo interno delle materie. E qui vediamo praticamente un grafico dove il valore più basso è la miglior prestazione e l'Italia ha il valore più alto, quindi sappiamo che dobbiamo fare molto, no? Per migliorare i nostri indici di circolarità. Però questo era un indice di circolarità di produzione, poi andiamo a calcolare per il sistema Italia anche gli indici di circolarità sui rifiuti, per esempio la produzione pro capite dei rifiuti urbani. In questo caso l'Italia è a mezzo tra i paesi più industrializzati d'Europa, cioè 499 kg di rifiuti pro capite per abitante, per esempio la Germania ha 609, ma abbiamo anche la Polonia che ha 336, quindi stiamo un po' nel mezzo. Vediamo altri indici che appunto ci restituiscono una fotografia dell'Italia che in questo momento è poco circolare, anche se la cosa che ci interessa è che sommando tutti gli indici di circolarità disponibili, questo per esempio è il tasso di riciclo dei rifiuti, oppure il tasso di smaltimento a discarica, andando a sommarli, vediamo che la nostra economia circolare non è poi male. Infatti, come indice di performance sulla gestione dei rifiuti a livello europeo, l'Italia è in prima posizione. Una posizione stabile, che non incita al cambiamento, però di fatto ad oggi il sistema Italia è talmente tanto abituato anche a virtuosismi, al gestire le aziende nell'ottica del risparmio e quant'altro, che effettivamente il riciclo dei materiali e la simbiosi industriale sono molto presenti. Quindi lascio una serie di riferimenti bibliografici tramite sitografia per chi vuole approfondire e per chi ha domande vi invito a farle nella chat in modo che io possa rispondere e spero con questo piccolo seminario, breve seminario, di avervi interessato alla materia della gestione dei rifiuti, all'impatto ambientale e in generale alla circular economy. Oh, mi chiedono, secondo lei si possono eliminare i rifiuti per sempre e se sì come? Domanda interessantissima. A mio avviso, in un sistema di economia circolare ben costruito, potremo sicuramente andare a ridurre la quantità dei rifiuti, molto probabilmente potremo andare a ridurre la quantità dei rifiuti inviati a discarica, quindi inferiore a quel 10% che ci aspettiamo al 2035, ma ahimè, temo che arrivare allo zero assoluto non sia possibile. Questo perché?
Perché di fatto risponderei col fatto che l'entropia dell'universo è crescente, cioè purtroppo non è mai possibile ottenere al 100% un'efficienza dei processi di trasformazione, ci sarà sempre una piccola percentuale che non è trasformabile e di conseguenza ci sarà sempre una piccola percentuale di rifiuti prodotti, motivo per cui andremo sicuramente verso la riduzione, ma temo che scesi sotto il 10% sarà dura arrivare allo zero. Vediamo altre domande. Quali basi forti ci vogliono per iniziare a studiare questi temi? Allora, io credo che queste tematiche siano molto in trasformazione, innovative, quindi si studiano bene, diciamo, durante i corsi universitari. E credo che le basi siano quelle scientifiche, quindi sicuramente la matematica, la chimica, la fisica possano aiutare, però devo dire che anche iniziare da zero non credo che sarà scoraggiante, ecco, perché comunque le basi si rifanno tutte ai primi anni di ingegneria. Mi chiedono poi quando i paesi in via di sviluppo produrranno tanti rifiuti, come faremo? Beh, senza dubbio. La politica internazionale dovrà aiutare questi paesi a sviluppare i sistemi di trattamento rifiuti, le sedi impiantistiche dove trattare i rifiuti, questo perché di fatto se no loro si produrranno talmente tanti rifiuti che noi ne verremo schiacciati. Però la cooperazione internazionale ci porta oggi senza dubbio verso la direzione dell'ausilio, no? Della sussidiarietà anche verso questi paesi. Quindi è sempre più frequente vedere le nostre municipalizzate andare in Sudafrica, andare in India, andare in Brasile, nei paesi in via di sviluppo in genere per realizzare impianti e portare know-how. Quindi questo assolutamente andrà fatto. Vediamo se ci sono altre domande. Mi chiedono che cosa significa risorsa. Allora, la risorsa, senza dubbio, è qualcosa che rappresenta un plus nel bilancio di CO2, rappresenta quindi un'emissione evitata nel bilancio di CO2 e rappresenta una risorsa primaria non estratta dal nostro pianeta. Quindi deve essere qualcosa in circolo. Basta, la nostra terra non deve essere più sfruttata quanto lo è stato fino adesso e con la velocità con cui è stata sfruttata fino adesso. Quindi le risorse sono risorse in circolo, risorse rigenerative. Non vedo altre domande. Grazie professoressa, confermo. Ok, vi ringrazio e vi saluto. Auguro a tutti un grosso, anzi faccio a tutti un grosso in bocca al lupo per i futuri studi.